Cari amici trader, buongiorno, mercoledì 7 febbraio. Ieri abbiamo visto il ritorno degli indici, cosa strana, ma sì, dopo aver perso il giorno precedente 1500 pip, il Dow Jones li ha quasi tutti recuperati, ma poi vi farò vedere nel grafico. Questo anche dovuto soprattutto perché anche l'oro ieri è crollato, ha toccato i 1322 dollari l'oncia. Per il resto, spero che la vostra giornata di ieri sia stata una giornata profittevole, perché è quello che è importante. Oggi andremo a vedere cosa potremmo tradare, se ci sono delle operazioni intraday che si possono fare con tranquillità, senza essere stressati. Vediamo. Ah, un'altra cosa, prima c'è stato un dato sulla Nuova Zelanda che è stato positivo e ricordo ancora che domani ci saranno i dati sui tassi di interesse sul neozelandese, allora mi raccomando di fare molta attenzione. Non ho fatto ancora colazione, fra 40 minuti apro il ristorante e andrò a farmi il mio bel cappuccino, che a me mi piace molto il mio cappuccino. Ma adesso andiamo a vedere prima di tutto perché è giusto i nostri grafici. Allora ci prepariamo e via. Prima leggo il disclaimer: il presente gruppo ascolterà finalità di dati che si intende gruppo Forex per tutti, non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento o come associazione della quota di pubblico risparmio. I risultati presentati reali o simulati non costituiscono alcuna garanzia, relativamente alle ipotetiche performance future. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici che chiunque lo svolga. Lungo la svolgono fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore, Fabio Rusconi, io medesimo, non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente alle decisioni di investimento prese dal lettore. Il navigatore pertanto ne esonera il gruppo, nei limiti di legge, qualsiasi responsabilità comunque con esso derivante dal presente gruppo. Andiamo a vedere da cosa c'è oggi nel nostro calendario. Allora, il calendario ci offre dati sul giapponese, ma però vedete che durante la mattinata non c'è niente di interessante. Abbiamo questo dato qui molto importante, solo nella giornata del pomeriggio, sulle scorte di petrolio alle 16:30. E poi, come avevo detto poc'anzi, ricordatevi qua che alle 21 ci saranno i dati sul, come si chiama? Sui tassi di interesse della Nuova Zelanda. Andiamo a vedere euro-dollaro. Allora, vedete che euro-dollaro ieri ha ritracciato a 23 Fibonacci, siamo su nel ciclo 3 al momento, qui siamo alla tredicesima candela. Qui potrebbe oggi ritornare al rialzo, potrebbe, c'è questa doji, anche se a me non mi piace, perché vuol dire incertezza. Lo short, suggerisco di entrare short solo se rompe questo minimo, e allora si potrebbe andare a prendere la supporto di color blu tratteggiato o il 38 Fibonacci. Non prima, non suggerisco. Long suggerisco di non fare operazioni, anche se il long term è long, però penso che il ciclo di fondo rimane ancora, cioè per il momento dovrà sicuramente ritracciare fino a 38 Fibonacci, e non suggerisco di aprire posizioni long. Chiaramente se volete fare posizioni sul lungo termine, sì. Se invece vedete che anche le posizioni, vedete che anche qua dopo aver toccato questo triplo minimo, che lo vado a spostare qua, vedete che sì, non va bene anche qui. Vedete che i cicli sono tutti al ribasso e per il momento non suggerisco di aprire posizioni long per l'intraday. Allora, abbiamo detto short solo se rompe questo minimo. Poi andiamo a vedere GBP USD. GBP USD, vedete che anche qui ieri ha quasi toccato questo supporto dinamico, lo vedete qua. Qui possiamo farci una cosa, potremmo metterci, tanto per farci aiutarci, ci mettiamo un Fibonacci e lo faccio partire da qui. Eccolo qua, vi faccio partire il mio Fibonacci. Eccolo qua. Vedete che ha quasi ritracciato a 61 Fibonacci. Qui per il momento suggerisco che il trend di lungo rimane comunque ancora long. Short per il momento, solo se dovesse rompere questa resistenza, questo supporto dinamico, se no non suggerisco a lungo termine di aprire posizioni short. Se andiamo sul ciclo intraday, allora GBP USD,
Allora, GBPUSD potete vedere che i cicli sono ancora tutti al ribasso, anche se la blu starà per girare. Qui vado a metterlo così, ecco che ho fatto il nuovo minimo ieri. Vedete che qui per il momento si aspetta, si potrebbe tentare un long solo se dovesse superare questa soglia degli 1,39996. Allora, sì, qui si potrebbe tentare un long perché potrebbe andare a prendere e come take profit mettere, vediamolo qua, tac, e lo sposto, take profit andare verso gli 1,41, verso quest'area, scusate, verso qui. Vado a mettere eccolo qua. Ci mettiamo la freccettina così sapete che dove potrebbe esserci il take profit. Eccolo qua. Ci mettiamo la nostra freccia qui. Vuol dire che questo potrebbe essere il take profit long solo se entra. Vi metto, li vado a segnare così potete esserci. Abbiamo le vostre freccette e potete sapere dove c'è il punto di entrata e il take profit. Allora, punto di entrata abbiamo detto solo se supera questa freccia, vedete? Ok? E sull'euro-dollaro abbiamo messo, vado a metterlo anche sull'euro-dollaro, tanto per avere un'idea. Euro-dollaro short solo se chiude sotto il minimo di, vediamo che l'avevo messo qua, solo che così per vedere quanto era il minimo di questo qua, 1,23, 147, ecco, vediamo short solo se prende questo minimo qua, ve lo metto qua con le freccette così potete vedere se, eccolo qua, short solo se supera questo minimo. Poi andiamo a vedere USD/Yen. L'USD/Yen vedete che ha ritracciato, vedete sul lungo termine, però rimane ancora short. E andiamo a vedere USD/USD/GBPY. Vedete che i cicli sono ancora, i primi due sono short. Questo è piatto. Qui per il momento, mio parere personale, preferisco non dare nessun segnale perché questa è una situazione di incertezza per il mio punto di vista. Non ho le condizioni tutte delle medie, preferisco stare flat. Poi andiamo a vedere USD CAD. USD CAD, vedete che se abbiamo i cicli inferiori sono ancora short e se andiamo a vedere USD CAD, i cicli inferiori, vedete che il primo sta girando il secondo, qui possiamo metterci un Fibonacci, eccolo qua, andiamo a metterci un Fibonacci tanto per, eccolo qua. Ci abbiamo messo il nostro Fibonacci. Qui per il momento short non direi al momento direi di stare flat e di non fare niente, non ci sono le condizioni per entrare al momento. Poi andiamo a vedere il AUD/USD. AUD/USD, eccoci qui, ha ritracciato quasi 50 Fibonacci, il trend rimane long sui cicli maggiori e AUD/USD sui cicli inferiori, vedete che sta per girare, qui si potrebbe, al momento io direi solo un long, solo se dovesse superare quest'area qua, non prima. Per il momento metto la freccia qui. Se dovesse superare quest'area, allora si potrebbe tentare un long, non prima, ci crediamo ancora, sono ancora short per il momento.
vedete che qui sta per girare, però non è ancora maturo. Poi abbiamo questi due, sono come si chiama, al ribasso. Qui long solo se supera quest'area, non prima. Stiamo a vedere. Poi andiamo a vedere NZD USD, vedete che dopo il dato di stamattina è ripartito al rialzo, non ha fatto neanche i 23 Fibonacci, il trend rimane sempre comunque long. NZD USD vedete che i medi stanno girando, sta girando anche questo. Qui si potrebbe tentare un long solo se supera, vediamo, quest'area. Ecco che metto la freccia. Se supera quest'area si potrebbe mettere un long con take profit. Lo andiamo a mettere qua con le nostre freccette. Eccolo qua. Entrata. Long solo se supera questa freccia e take profit qua. Queste sono chiaramente operazioni intraday, non entrare prima a mercato perché dobbiamo avere la sicurezza. Poi andiamo a vedere il gold. Il gold vedete che ha ritracciato fino a 38 Fibonacci. Io credo che il prossimo long si potrebbe mettere, se dovesse ritracciare, a 50 Fibonacci. Qui i cicli rimangono ancora long. Se dovesse entrare qui, si potrebbe entrare long qua. Su questo è 1301, si potrebbe tentare il long. Per il momento rimane ancora, aspetto il ritracciamento. E se guardiamo i cicli inferiori, gold, vedete che sui cicli inferiori sono tutti rivolti verso il basso. Per il momento non suggerisco di fare posizioni short, ma di aspettare la fine del ritracciamento. Poi andiamo a vedere US30. Come dicevo ieri, guardate, dopo questo bellissimo candelone, vedete che ieri, il giorno precedente, ha continuato la sua discesa, è andato a prendere i più di 61 Fibonacci per poi ritornare tutto al rialzo. Vedete che i cicli rimangono ancora long per il momento. E se andiamo a vedere il US30 sui cicli inferiori, vedete che rimangono però ancora short. Per il momento aspettiamo, ieri ha fatto questo ritracciamento, qui è meglio aspettare prima di entrare a mercato. Ciclo rimane comunque short. Poi andiamo a vedere il DAX. Il DAX, vedete che c'è stato questo minimo che ha fatto ieri, 12.100, poi per poi ritornare al rialzo. E se lo guardiamo sui cicli inferiori, il DAX, vedete che il DAX rimane ancora short. Da monitorare questa entrata. Qui è meglio aspettare la chiusura del ciclo e non do nessun segnale. E infine andiamo a vedere CL1, il crude oil. Vedete che il crude oil è ritornato al rialzo, non ha rotto questo supporto dinamico. Se andiamo a vedere i cicli inferiori, vedete che il gold, l'oil, il petrolio rimane comunque short. Attenzione alle scorte di petrolio oggi. Per il short, per il momento, suggerisco che qui di stare flat e di aspettare. E infine andiamo a vedere AUD NZD. Vedete che stamattina ha fatto questo candelone dopo il dato negativo. Ci saranno oggi i dati, vedete che siamo su, i cicli rimangono short e AUD NZD, vediamo che sui cicli inferiori,
vedete che rimangono ancora short, c'è questo forte supporto, vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Non do nessun segnale, aspettiamo la chiusura del ciclo. Come avete visto, ho dato adesso per facilitarvi un po' sull'intraday, ho messo delle frecce, così sapete dove può esserci l'entrata a mercato e dove potete fare il vostro profitto. Questo secondo la mia opinione personale. Comunque adesso mi raccomando, anche oggi grande tutti insieme, forza, 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 dobbiamo vincere, vincere il mercato e dobbiamo essere concentrati. Fate la vostra buona colazione, positivi, se siete un po' nervosi o qualcosa, fatemi una passeggiata, ascoltatevi un pezzo di musica, rilassatevi e poi tradate con tranquillità. Una bella musica, un bel sottofondo, che è quello che vi fa rilassare, vi mette proprio a vostro agio. Intanto io vi ringrazio e ricordo a tutti, buonanotte e buon trading per domani. Ciao!